Ciao ragazzi, oggi vi voglio raccontare un attimo come funziona il programma per creare i percorsi su Strava. Il programmino voi lo trovate all'interno di Strava, il programmino che progetta i percorsi per poi estrarre il GPX e riuscirlo ad usare sul vostro Garmin. Adesso vi faccio vedere direttamente dal computer qualche funzione interessante per poter usare appunto il crea percorsi di Strava, che io trovo fantastico. Poi voi, se usate qualcosa di diverso, alternativo, scrivetemelo nei commenti, che magari lo provo e scopro che c'è di meglio, perché c'è sempre di meglio, quindi sicuramente esiste qualcosa di più funzionale. Al momento io con questo di Strava mi trovo veramente, veramente bene. Dai, vi faccio vedere. Ok ragazzi, allora partiamo dal profilo Strava. Vi troverete in alto a sinistra Dashboard. Bene, la terza voce è i miei percorsi, ci cliccate sopra e vi viene fuori crea nuovo percorso. A questo punto voi andate sul pulsante arancione e cliccate crea nuovo percorso. Bene, Strava vi propone già di partenza il vostro comune che avete impostato nel profilo. Io in questo caso parto da, appunto, per rimanere in tema, da Livigno. Scrivo qua Livigno e avvio la ricerca. Bene, mi posiziona, come vedete, su Livigno. Zoomo, ok. Allora, iniziamo un attimo a dare un'occhiata sui controlli che troviamo da in alto a sinistra verso destra. Quindi, questa, è come vi dicevo, è per la partenza, da dove volete partire. Annulla, ripeti e cancella vi serviranno per quando andrete a tracciare le rotte. Adesso vi faccio vedere. Usa popolarità è quello che vi serve, perché con questo evitate di perdervi o di fare dei casini. Dislivello minimo, cioè se voi dovete andare dal punto A al punto B e gli chiedete di fare il giro con meno altimetria, va bene. Modalità manuale è quella dove voi fisicamente dovete andare a fare una traccia, magari dove non esiste, ci mettete mano voi, è un po' complicata e toglie il bello di creare il percorso copiando quello degli altri. Poi qui vi chiede se fare il giro in bici o a piedi. Ci rispostiamo verso sinistra e qui abbiamo già delle cose più interessanti, quindi questo è lo zoom avanti e zoom indietro. Qui, allora, se voi cliccate qui potete aggiungere i segmenti. In pratica potete vedere sulla mappa dove sono presenti i segmenti. Lui vi fa vedere in questo momento, così come vedete, vi fa vedere dal segmento più importante a quello meno importante, riferito a quello che vedete nella mappa. Quindi in questo momento, ovviamente, il segmento più importante è la partenza dello Stelvio, che è il segmento A. Se voi ci cliccate sopra, ve lo fa vedere, visualizza dettagli, vi apre un'altra pagina con, ovviamente, il segmento è tutto quello che vi serve sapere, quindi la mia posizione sul totale, il ranking e vabbè, ma questa è un'altra storia. Tornando a noi, però questo vi può tornare utile se dovete crearvi un percorso per andare a fare dei segmenti specifici, quindi questa è una cosa che si può togliere. Sulla rotella, sulle impostazioni, è interessante mettere la heat map globale, perché questa qui vi serve, se ce la cliccate sopra, vi fa vedere i giri più utilizzati dagli altri utenti, e questo è fondamentale per potervi creare un vostro percorso, perché questa non è la mappa delle strade, ma questa viene mappata dai vari utenti. Poi potete cambiare il tipo di mappa, perciò mettere la standard o satellite, ma io uso sempre questa qui, che secondo me è la migliore OSM. L'indicatore della distanza è fondamentale, se in miglia o in chilometri. Bene, poi qui abbiamo delle indicazioni e qui le informazioni su come funziona il costruttore di percorsi. Potete anche vedere un tutorial. Allora, interessante, iniziamo da, togliamo i segmenti, ok, iniziamo. Ad esempio, noi vogliamo fare il giro, quello da Livigno a scendere a Tirano. È il giro in pratica che mi ha ammazzato. Noi vogliamo arrivare da Livigno a Tirano e ritornare su. Bene, allora noi facciamo la partenza di qua, poi gli diciamo voglio passare da Tre Palle e fare la dogana.
Cliccate qui e lui già vi dice, vi fa vedere qual è la strada e quanti chilometri andrete a fare. Se guardate sotto vi dice già quanti chilometri ci sono, il dislivello e il tempo di percorrenza stimato. Voi considerate che lui tiene più o meno una velocità media appunto delle ultime 4 settimane. Ma io, facendo molta mountain bike, ho un problema, nel senso che le uscite su strada, lui mi dice che un'uscita media 18,6 è un po' basso, perché se esco su strada faccio una media sicuramente più alta. Comunque, se poi andate in basso a destra, cliccate qui, vi viene fuori il dislivello. Molto interessante questa cosa qui. In più, se vi posizionate sul dislivello, sulla mappa, come potete vedere qua, vi restituisce sulla mappa dov'è ad esempio lo scollinamento. Perciò poi voi potete andare a zoomare per capire esattamente dove si scollina. A 7 km e 3 io so che scollino. Poi si prosegue, ad esempio appunto andiamo giù in valle, ok, poi andiamo sempre a Tirano e siamo già a 75 km per 1100 metri di dislivello, e mi dice già: amico, fai 4 ore, occhio. Bene, poi vogliamo risalire, ok, e poi ridiscendere qua. Bene, diciamo che il nostro giro ce lo siamo fatto, no, ad esempio, ecco, io ad esempio ho cliccato inavvertitamente qui, mi basterà fare annulla e me lo tolgo. Bene, a questo punto ho fatto il mio giro, posso vedere in qualsiasi punto, ad esempio vedete che qui ho scollinato e poi farò un tratto molto lungo di discesa, per poi a 78 km ricominciare la salita che scollinerà a 111 km. In più, la cosa interessante, mentre voi scorrete, vi fa vedere il dislivello e la pendenza. Questo vi tornerà molto utile, tutte queste indicazioni qui. E questo è molto interessante per fare un giro su strada. Per i biker la situazione è un po' più complicata o delicata, perché cancelliamo. Ad esempio, noi vogliamo fare il giro dei laghi di Cancano. Partiamo da Livigno, però ad esempio, vedete, non c'è una strada. Quindi io dico, boh, da che parte passo per andare sui laghi? Mi viene in aiuto il discorso della heat map globale. Io la riattivo e vedo che tutta la gente fa queste strade rosse. Ok, allora, io voglio arrivare qui e in automatico, siccome io gli ho detto di usare la popolarità, mi fa fare la strada più utilizzata per arrivare sui laghi di Cancano. Io voglio fare il giro, tornare qui, andare qua e venire qui e tornare qua lì. Molto bene. A questo punto io ho il giro fatto, mi dice che sono 35,8 km, questo dato è veramente veramente molto preciso, un dislivello complessivo di 1200 metri, questo è un dato invece purtroppo molto molto ballerino, io non mi fido mai di questo dato qua perché sballa veramente di tanto, non capisco il motivo ma sballa tanto. E il tempo in movimento a questo punto in mountain bike è già più fattibile, perché comunque utilizza già una media forse un pelo alta, perché purtroppo io facendo sia strada che mountain mi miscela le due medie e quindi mi fa un po' di casino. A questo punto posso chiudere o posso aprire. Ecco, una volta creato il percorso posso andarmi a vedere se ho dei segmenti di un certo tipo sul percorso, ad esempio c'è questo segmento qui che è la Valle Alpisella e la risalita. Posso decidere di vedere solo dei livelli o solo i segmenti di seconda e terza categoria, ad esempio, oppure posso decidere di vedere dei segmenti solo di old category. Quindi su questo percorso qui io non ho salite old category e via dicendo. Comunque, giocandoci, vedrete che è veramente una figata questo programmino qui. A questo punto, una volta che voi avete fatto il vostro percorso, che l'avete battezzato e vi piace, fai salva. Tipo di giro, potete dire strada, mountain, ciclocross, quello che volete. Gli date il nome, lo descrivete e poi se volete far vedere agli altri che avete creato questo percorso, dite salva. Se no, lo fate in privato e fai salva. Prova
Salva. Visualizza il mio percorso. A questo punto io vedo il percorso qui con tutte le indicazioni qua sotto e i vari segmenti. Questo è veramente interessante. Con tutti i segmenti, e a questo punto posso fare stamparmelo, esportarlo in GPX, che è quello che vi serve per poi caricarlo su Strava, sul Garmin, modificarlo, duplicarlo o esportarlo in TCX. Io di solito lo esporto, a questo punto c'ho il file, questo file qui lo metto sul Garmin e lo navigo molto tranquillamente. Boh, diciamo che a grandi linee questo è quanto. Poi questo programma qui, essendo comunque un programma beta, ti dice qua in alto generatore di percorsi beta. Questo è un programma che Strava sviluppa sempre e di continuo, quindi voi vi potreste trovare qualche cosina in più o qualche cosina in meno man mano che lo usate. Comunque vedrete che vi troverete veramente bene. Sì, spero che la spiegazione vi sia piaciuta e che vi sia utile soprattutto per poter poi navigare. Una volta tirato fuori il GPX, per poterlo navigare avete qua sopra il link al video che ho già fatto su come navigare una traccia. Oggi niente, il video ve lo faccio non da biker ma da passeggiatore, cazzeggiatore nel bosco, in questo splendido posto qua a Livigno, le cascate nere. Spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, come al solito, vi chiedo la cortesia di lasciare un like. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. Alla prossima, ciao.